Con Giulia Garsino e Arianna Osimo, protagoniste della vittoria oggi contro il Firenze che ha riscattato la sconfitta di inizio campionato contro il Riviera di Romagna. Iniziamo da Giulia Garsino, subentrata nel corso della ripresa. Ottimo il tuo innesto in campo, soprattutto a livello tattico, hai saputo aiutare la squadra e tenerla alta. Sì, sono stata contenta della mia prestazione, ho fatto quello che mi ha chiesto il mister e sono contenta che è andata bene. Ecco, nel finale anche sui tuoi piedi l'occasione per raddoppiare, andare sul 2-0, purtroppo sei stata ostacolata dal difensore al momento del tiro, è andata male. Sì, però boh, l'importante è che abbiamo vinto, abbiamo portato a casa questi 3 punti che ci servivano per la classifica. Ecco, Arianna Osimo, con le tue parate hai riscattato la prestazione, diciamo, un po' opaca dell'esordio in campionato contro il Riviera, hai messo a tacere le malelingue che dicevano che non eri all'altezza della Serie A. Sì, ritengo di aver fatto un'ottima prestazione e di essermi appunto riscattata sulla partita precedente, in quanto l'ansia della prima partita ci stava. Adesso spero di poter continuare a giocare così determinata e decisa in ogni partita e farmi trovare pronta al mister. Ecco, quanto è stato importante conquistare i 3 punti oggi, soprattutto in vista di 2 scontri molto difficili sulla carta contro Verona e Tavagnacco? Diciamo che questi 3 punti ci fanno molto comodo, perché appunto andiamo ad affrontare 2 squadre che sulla carta sono superiori a noi, ma cercheremo di dare il massimo per riscattarci anche là e tenerci bene nella classifica. Ecco, c'è stato anche un intervento ai limiti, è stato richiesto il rigore da Firenze, possiamo dire che non era rigore perché hai toccato prima la palla e poi la giocatrice avversaria. Sì, appunto, per come sono uscita ritengo di aver preso appunto la palla prima e poi nell'uscita la ginocchiata è arrivata sfortunatamente in faccia all'avversario, però il rigore non ci stava, è stato giusto così, l'arbitro ha fatto la scelta corretta. Grazie.